conosciuti a solforantes.com, lo schifiguri a divertirsi d'estate. Ciao Luca, come stai? Bene, tu? Benissimo, sono con Luca Rizzini, siamo qua a Valle d'Upo. Estate. Estate significa per molti il mare, ma per noi che siamo cacciatori e tiratori anche un momento per divertirsi con i nostri gli strumenti, che poi sono quelli che utilizziamo a caccia, che sono quelli con cui lavoriamo, possiamo dire. Fire, ovviamente, due modelli e particolari, perché oggi vedrete dopo e lui faremo una sorta di sfida in amicizia, una cosa abbastanza usuale. Faremo del percorso di caccia col 410, una roba divertentissima. Perfetto. Quali saranno gli strumenti, i ferri del mestiere stavolta? Ce li puoi presentare per cortesia? Allora, si tratta di due Jubilee Sporting in calibro 410 con canna da 76 cm. Sporting perché? Perché ultimamente il calibro 410 è molto in voga e ci sono anche delle gare che sono prettamente per i piccoli calibri, quindi il 28 è il calibro 410. Fire ha voluto creare una linea dedicata anche allo sporting, in questo caso è il modello Jubilee, e le caratteristiche tecniche sono quelle del classico calibro 410, si tratta di una cameratura del 36 Magnum, quindi da 76 mm. Vengono fabbricati in bascola in calibro 28, quindi con la possibilità di avere anche la canna intercambiabile del calibro 28. Bella cosa, una bellissima cosa. Ovviamente uno che volesse può utilizzare la medesima bascola, utilizzare una canna da sporting e una canna da caccia, quindi fare le due tipologie. Veniamo alle caratteristiche tecniche del modello. Si tratta di una canna da 76 cm, una bidella superiore da 9 mm a ponti, bidelle laterali ventilate, l'organo di mira è il classico mirino adottato da parte nostra LPA e fibra ottica. Per quanto riguarda il meccanismo, è un monogrillo selettivo regolabile, quindi è regolabile in lunghezza. La manetta è traforata, ha una corona dorata. Entriamo anche proprio nel piccolo dettaglio del modello. Estrattori automatici. Calciatura è prettamente l'asta di tipologia civetta. La chiusura è con pulsante dalla parte superiore. La calciatura è un calcio di tipo sporting con bugna anatomica. La lunghezza dell'ope è circa 37 cm, una misura standard, anche se abbiamo la possibilità della regolazione del grilletto. Può essere richiesto con... Quindi anche customizzabile. Esatto, può essere anche richiesto con il sistema XR Stock, che è la regolazione con nasello regolabile. La bascula è una bascula da 36 mm con finitura di cromatura. L'incisione è una classica incisione che utilizziamo per i modelli Jubilee, quindi con triplice profondità. Adesso non rimane che andarci a divertire. Io un piccolo consiglio tecnico: chi volesse arrivare ai piccoli calibri ma è spaventato dall'usarli a caccia e vuole testarne l'efficienza, cosa di meglio c'è che procurarsi un modello da sporting e cominciare direttamente qua, dove non è una tragedia, perché se ti va via una beccaccia magari poi dopo pensi di dar la colpa al piccolo calibro. Esatto. Qui uno comincia a capire e a testare l'efficacia e l'efficienza di questi fucili. E davvero, ve lo posso garantire, ci sarà da sorprendersi. Ce la faremo a sorprendere i nostri ascoltatori. Sì. Cercherò di montarti degli strozzatori piuttosto larghi, così non prendi il piattello. Ok Luca, grazie di cuore. Ragazzi, adesso ci andiamo a cambiare. Io mi vado, perché qui sono ancora brandizzato per Olfo Shoot e Solforantes. Mi vado a vestire con l'abbigliamento da tiro e ci vediamo a spaccare qualche piattello. Buona vita a tutti, ragazzi. Ciao.